Puzzardine e puzzardone, benvenuti in questo bellissimo video. Adesso, oggi, costruiremo la mia casa, visto che qualche strano buzzurro mi ha distrutto la casa. Non so come mai, veramente, davvero. E poi, soprattutto, il povero Gabri ci darà sì, i materiali. Esatto, esatto, vado a prenderli. Anche voi, tutti i materiali che avete, tipo la concrete, le robe belle per la casa, i materiali, capito? Tutti quanti, no, puoi parlare, non è... ok, perfetto. Fede non parla perché, poverina, ha un po' di problemi congestionali. Allora, vieni, vieni insieme a me. E anche di problemi mentali oltre a quello. Scherzo, Fede. Ma no, povera Fede. Ti voglio bene, Fede, lo sai. Allora, Gabri, fammi vedere sì, un attimo sì, sì, la tua umile dimora, insomma. Certo, certo. E poi comunque qua, in questa bellissima casa, ci sono un po' di materiali belli che io... Esatto, esatto. Ti ruberò. No, no, no. Ti rubo tutti i materiali, caro Gabri. Sì, sì, sì. Dammi, però, veloce, muovi. Non ho il concreto, ne ho uno solo, lo devo fare, quello azzurro. Stavo per dire muovi il sedere. Sì, quello azzurro. Lo devi fare? Sì. Ok, però sveglio, stai sveglio. Eh sì, sono sveglio, sono svegliissimo. E tutti quanti, mi raccomando. Oh, guarda, c'è Fede che è molto brava. Grazie, Fede, sei molto gentile. Dammi, se vuoi, chiaramente. Non è che sei obbligato, solo Gabri è obbligato. Scherzo, Gabri. No, grazie mille per il suo contributo, carissima Fede. Anzi, guardiamo un attimo qua, perché Gabri e Fede si sono collegati la casa, come vedete, ragazzi. Esatto, abbiamo collegato. È una cosa molto bella. Comunque io mi dovrei ricordare di respirare mentre parlo. Sarebbe anche una buona idea. Allora, cosa abbiamo da fare ora? Quindi porto i materiali alla cassa. Ho questa, quindi... questa. Ah, è questa. 48. Okay, allora tu però la è un po' poca, però. Ok, la dovresti trasformare. Però. Lo so, lo so. Questo è un po' un problema, quindi vieni. Vabbè, qua. Non ci vuole tanto, più o meno, non lo so. Cioè, vabbè, no, non ci vuole tanto. No, infatti, non, in teoria non ci vuole tanto. Però, vabbè, forza, dai, vieni nel lago, così almeno la facciamo. Sì, 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 va bene. Vado a mettere questi materiali che mi ha dato Fede gentilmente, chiaramente, grazie Fede di nuovo, nella cesta. E poi, niente, raccattiamo altri materiali. Voi invece di là, come siete messi, ragazzi? Non... sto prendendo un po' di roba. Che cosa stai prendendo? Dimmi un po'. Anche dei regalini. Dei regalini? Oh, grazie, molto bello. Sono curioso. Io guarda, nonno, sto venendo a vedere un attimo come sta andando la tua situa là, tutta quanta, capito? E poi perché... Ah, io sono già ritornato. Sei già ritornato? Ma che sì, porno? Vabbè, ritorno a casa mia. No, va bene, no. Se sei già ritornato, va bene. Più o meno. Ma dove sei? Non ti va? Sono qui. Allora, ciao. Forza, dammi tutti i materiali che tu hai. Va bene, allora, ti faccio un regalissimo bellissimo. Allora, il primo è della carne marcia. Cioè, è di qualità pregiatissima, è molto buona. Ma mi prendi per il sedere? No. Aspetta perché un attimo. Aspetta, no, ok, funziona. Come ti permetti, scusa, di darmi la carne marcia? Tieniti questa schifezza e dammi immediatamente ciò che devi. Schifoso! Oppure non ti dovrei uccidere. Regali? Ti devo uccidere? No, per favore, poca vita. Ah, ecco, puzzardina, puzzardona. Allora dammi subito immediatamente queste robe. Forza. Vuoi la patata? Cioè, le ho già le patate, ce ne ho tantissime. Uffa. Forza, dammi le patate. Ho un osso, è buono. Quindi tu hai solamente questi regali? No, ho anche dei piedi. Ah, e beh, sì. come farei senza i tuoi piedi, vero? Sì, sono molto profumati. Li ho che schifo, che schifo. No, non lo voglio. Non li voglio più, Dai, no, ho anche un regalo molto bello, tieni. Fammi vedere. Tieni. Oh, un diamante, grazie. Questo uno solo. Regalo, con tanta fatica. Uno solo. Questo, guarda. Non ti vorrei rubare questo diamante, quindi tienilo tu, chiaramente. Lo accetterei, ma io sono di buon cuore, anzi dammelo, perché chiaramente i tributi non vanno, cioè nel senso... Va bene, allora tieni. Grazie mille. Polish Tandesite, grazie mille per la Polish Tandesite. No, sì, la Polish Tandesite. Va bene, quella là va molto bene, perché adesso riusciremo ad usarla, quindi dammela tutta ovviamente, non è che me ne dai solo una. Ok, tieni. Grazie, scusa, blocca un attimo il tuo microfono perché si stava sentendo una sorta eccolo lì. Mostro strano. Dennis, metto in questa cassa il concrete. Vai, metti, io intanto metto. Così. Ah, okay. È anche tanto adesso, Facciamo così, nonno, tu mi costruisci una casa in stile moderna, almeno la base la fai. Cerchi di fare tutto ciò che devi. Gabri, sì, dimmi. Vieni qua. Arrivo. Immediatamente, forza. Ti arrangi, esatto, nonno. Non so perché si sentiva questo rumore. Allora, ma comunque io... Mostro. No, vabbè. Cioè, mi ero dimenticato di togliere, ragazzi. Cioè, avevo la faccia enorme. Scusate. Per ma come? Vabbè. Gabri. Dimmi. Conto in sospeso io e te, lo sai, vero? No, non me lo ricordo.
Tu mi hai rubato l'armatura che era in diamante. Ah, vero, vero. Dove me l'hai nascosta, schifoso? La devi trovare, la devi trovare. Dove sarebbe questa armatura, eh? Lo devo dire oppure... No, no, cercherò di trovarla. Allora, va bene. Io ti conosco abbastanza bene, carissimo Gabri, ti conosco molto bene. E tu sei un puzzardo, proprio come quelli della tua stirpe. No, non schifoso. È vero, non sì, è vero. Sei un puzzardino, puzzardone. E infatti adesso cercherò di trovare la tua puzzardaggine. Cioè la mia puzzardaggine in realtà. Infatti. La mia armatura. Cos'è successo? Ho sentito un rumore strano in sottofondo. Non vorrei che qualcuno si fosse dimenticato il microfono disattivato, attivato. Nel caso... No, come... Nel caso state attenti, comunque là c'è un nemico dell'umanità, schifoso. Un ragno, basta. Volevo dire, un ragno un po'. Mi ha ucciso il ragno. Era la mia kill, lo sai, vero? No, non volevo. Puzzardina, puzzardona, adesso ti ucciderò. Forza, vieni con me, però. No, 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 arrivo. Dimmi un po', acqua, fuoco. Sei andato troppo oltre. Troppo oltre, ok. Troppo quindi... oltre. Dimmi un po', adesso sono più vicino per caso? Sì, più o meno. Ok, quindi forse è più da questa parte. Ma scusa, ma è in casa tua? Sì. Ah, ok, beh, in effetti poteva anche aver senso, perché dove nascondi le tue cose? Da questa parte, per caso? Un po' troppo oltre sei andato. Gabri, o mi rispondi in 2 secondi oppure... No, scusa, non volevo, toccherò... devo rispondere subito. Ecco, allora, guarda che ti sto per uccidere, lo sai, vero questo? No, se voglio non... vivere. Ecco, allora, forza. Di qua no. Ok, quindi di qua no. Da quest'altra parte, per caso da no, no, qua c'è Fede. La casa di Fede. Che schifoso, mi ha rubato. Come si è permesso, mi ha rubato la mia bellissima armatura. Che non mi metterò ora. Ho detto che non me la metterò ora. Comunque io sono rimasto proprio senza diamanti. Senza niente, ragazzi. Devo Ma come sei rimasto senza quanto. Niente? Sì, te ne ho regalato uno. Vabbè, uno è vero, dire, però insomma uno non è che basti molto. Devo rifarmi tutti i diamanti perché un puzzardo mi ha secondo me mi ha rubato qualcosa, non lo so, è come se ci fosse stato una sorta di ladro di entità all'interno del mondo. Fede, no, ma come? Fede, ciao, vuoi dirci qualcosa per caso? No, penso, no, vero? Non credo proprio, non so, mi stavo guardando, ho detto, ma secondo me è un po' strano, Gabri, guarda, secondo me Fede, dimmi, è un po' strano, ma tu hai visto che si comportava in modo strano l'ultima volta? No, non l'ho vista, ma cosa è successo? Io la stavo spiando e stava di nuovo, cioè lei stava praticamente parlando col Dio Lama, secondo me. Ma come, pure Fede? Sì, pure Fede, cioè tu, allora, tu sappiamo bene che hai un rapporto molto speciale con il tuo Dio Lama. Sì. Ci parli sempre, vi magari sbacciucchiamo. Adesso, anche. Cosa? No, comunque da un po' che non ci ho più parlato, perché non mi voleva più parlare, ha detto. Ah, si è offeso per caso? Non lo so, forse magari adesso, visto che non vuole più parlare a me, parla con Fede, forse, può essere? Beh, può essere, comunque scandisci bene le parole, scandiscile meglio. Scusa. Ok, perfetto, sii più felice, mi raccomando. Va bene. Però la velocità era giusta, quindi bene. No, ragazzi, io intanto vi devo fare anche i corsi di parlaggio, perché non è possibile, voi non sapete parlare, non è colpa mia. Allora, vediamo un attimo come sta messa questa... Bella. Devo dirti, stai andando verso la giusta direzione, complimenti, molto complimentosco. Allora, esatto. Cosa... Io stavo sentendo un rumore strano, non vorrei dire, vabbè. No, non è partito. Il okay, mostro. Non è partito, perché dovete sapere, ragazzi, che a volte nonno ha un mostro in casa sua, un mostro molto molto scuro. Sì, devo ucciderlo ogni volta. Ma come, ma pure nonno, eh? Sì, pure lui, comunque mi sono dimenticato di mettere, cioè scusatemi, aspetta, un mostro molto scuro nella casa schifosa che ha lui, perché lui dovete sapere che vive in una caverna. Sì, una caverna sì, più molto o meno. Ecco, riparti, devo ucciderlo, scusate. No, devo uccidere il mostro, porca miseria. Ho sentito il suono del mostro. Anch'io l'ho sentito, Gabri. Silenzio. Magari ci sente, viene qua e ci ammazza. Guardate, no. Dobbiamo vivere noi. Dobbiamo. Guardate che questi tipi di mostri potrebbero anche farci esplodere completamente. Quindi la prossima volta stiamo attenti. Anyways, venite con me. Allora, cioè no. Va bene. Nonno, tu continua a costruire la mia casa. Schiavo. Io e Fede. Tu e Fede, esatto. Adesso andremo a razziare un attimo le sostanze di questo villaggio. Quindi, va bene. Innanzitutto, vediamo un attimo come sta messa la casa di Rosy, una nostra amica che vive qua sul server. È in costruzione ora casa sua. Ah, davvero? Allora mi sono completamente sbagliato. Venite con me, amici, che dobbiamo andare in casa di Chiara e Angelo. Da quest'altra parte, cosa ho detto? Vabbè, sì. In casa di Chiara e Angelo, perché loro hanno un sacco di risorse bellissime che chiaramente dovranno usare.
Ma chi è che è stato a distruggergli questa cosa? Non va bene. Ma infatti, secondo me qua c'è qualcuno di strano. Ah, nonna Gelsomina, salve! E dove sta con te? Ma lo sapete che io con lei ci ho parlato una volta e mi ha detto che sono brutto e che puzzo? Ma è sempre brava la nonna Gelsomina. Sì, 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 nonna Gelsomina, lei è una brava signora, signorina, quello che è, insomma, non lo so. Allora, no, da questa parte non ho niente. Dobbiamo qua andare sotto, qua sotto, qua sotto. Esatto, caro Gabri, qua sotto hanno un ca... ma è dire... piena di Endrod. Ah, sì, Gabri, non sai perché, ma... No, vieni qua con me, Fede, aspetta sì, sì, un attimo. Sì, va bene. Forza, vieni, vieni, vieni. Cioè, tu, Gabri, non sai cosa aveva fatto Fede la cosa scorsa volta? Cosa ha fatto? Ha riempito le cose di Ender, di Endrod. Ma come? Ma perché? Sì, 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 sì. Poi devi vedere che era completamente pazza. Cioè, lei praticamente andava in giro, faceva cose, faceva uga, uga, la la la. Cioè, ma completamente come? Pazza. Sì, 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 veramente. Io ma perché fa qua, così? Non lo so, però ho paura di tenerla nel mondo. Cioè, davvero. Magari ci ce lo distruggi. Povera Fede, no, no, non lo farebbe mai, guarda dai. Guarda che è peggio di te, comunque. Cioè, peggio di te. Ma tu come? Eri molto peggio comunque, cioè, nel senso, eri davvero terribile, ma quando, adesso, lei è ancora peggio quando parla col signor Lama. Sì, esatto. Radio, signora Fede, cioè, volevo dire, Fede. Amica Fede, ciao. Allora, qua ci sono le razioni, giusto? Oh, un sacco di belle cose, di cibo. Quante cose che hanno? Potrei prendergli un po' di carote, visto che loro sono così gentili da offrircele. Scusate! Ah, scusaci, scusaci. Mi stavano leggermente suonando i timpani, non per dire. No, ho sbagliato musica, porca miseria, mi stava venendo l'ansia. Devo mettere questa qua, dai, mettiamo questa, è molto bella. Ok, qua ci sono della sand, fa un po' schifezzo. Ok, posso, sapete cosa posso prendere? Posso prendere un po' di questi purple cosi, molto buoni. Sì, esatto, nonno, non sono male. Esatto, soprattutto per le costruzioni, molto belle. Nonno, ti porterò qualcosa sicuramente fra poco che potrei continuare la costruzione della mia bellissima casa, che lui, dovete sapere, è il mio schiavo. Wow. Oh, no, scherzo, ti voglio bene. Qua ci sono un sacco di selle che però non prendo ai poverini. Sennò poi dopo magari si arrabbiano. Giustamente non dobbiamo prendere tutto quanto, no? Va bene, esatto, va bene. Esatto. Da questa parte cos'è che hanno invece? Un capo. C'è il salottino. Il salottino, ma nel salottino non è che hanno molto, eh. Ah, è no, infatti. Facci vedere. Qua c'è la stanza delle fornaci, mi sembra. Sì, esatto. Ma infatti hanno un sacco di fornaci, ma sono pazzi. Sì, esatto. Ma no, poveri. Ok, hanno un sacco di quarto. Qua però c'è un'altra stanza con le casse di qua. Ah sì? Ah, sì, sì. Pensa tu. Qua. Pensa tu. Vabbè, ok, allora prendiamo, vediamo un attimo. Qua c'è la cobblestone che non serve assolutamente a niente. Poi qua c'è un sacco di robe che non servono di nuovo a niente. Qua cos'è? Niente. No, letteralmente, ragazzi, non c'è un cap... Cioè, nel senso, c'è niente. Ma che cosa hanno fatto? Ma non c'è niente, ma su dove hanno messo le cose? Dai, devo rubare. Ma infatti, non è che le hanno nascoste non so, in un passaggio, una cosa può del essere genere? Loro si comportano spesso così. Vieni, Fede, non fanno schifo sti qua, non li voglio più vedere. Ma no, poveri. Adesso magari la loro casa sarà distrutta perché non... Ma no! Non si può, non ci si può comportare così di fronte a Dunis, cioè nel senso Dunis... Chiedo perdono. Forse vuoi che l'ascia vada nel tuo sederone? No. Ah, ecco. Non mi serve. Sarà meglio così. Allora, prendiamo immediatamente questa strada, ragazzi. Quindi venite con me. E nonno, perché mi stavi facendo... Che schifo, hai fatto una cosa bruttissima, nonno. Hai costruito... Ma perché la terra? Ma ha costruito una sorta di cosa molto ambigua, ragazzi, che non vorrei dire, però... Perché mi... Scusa, cosa, nonno? Dimmi un po'. Non è vero. Ma tu puoi parlare entro... Mamma, io la ammazzo. Sta partendo il mostro, io, cioè, devo stare attento. Uccidi quel mostro schifoso, se non vuoi che io uccida te. Non vuole morire, è un mostro. Combatti di più! Cioè, come lo uccido? C'ho solo una scetta schifosa. No, che... Però l'ascia serve. Ma mi sì, sì. Buona. Infatti è molto forte, se vuoi la posso provare. Vabbè, prova, intanto... Va bene, provo. Comunque... Testa. Sì, in testa, vai al mostro. Comunque, va bene. Continua. No, non a me, idiota. No. Ti faccio fuori, sai? Ti faccio fuori. Tu non hai idea di cosa ti sto per fare adesso. Non ne hai idea. Scappa immediatamente. Vattene via. Anzi, ma non costruisce più la casa. Se no, adesso ti va via. Infatti. Adesso ti soggiogo in questa casa, schifoso. Non ti permettere mai più di comportarti in questo modo. Mai più, creatura del male. Mai più. Ma dai, sono offeso. Tu sei offeso? No, io non sono offeso. Ah, ecco. Anzi, io lavorerò per te.
Bravo, bravo. Comunque vai ad uccidere quel mostro e soprattutto la casa. Cioè, costruisci la casa, no? Va bene. Se no magari mi uccide, mi distrugge la casa, magari anche no. Infatti, no, la casa deve esserci. E io continuo a sbagliarmi con le musichette. Ma come? Questa qua va bene. No, continuo a sbagliarmi. Ma porca miseria. Ok, questa è molto bella. La pura. Ah, bene, bene, bene. Forza, adesso facciamo un ultimo piccolo check-up per vedere un attimo come sta. Andiamo. Quella schifosa di casa di Nick. Porca miseria. Ragazzi. Ma dov'è la casa di Nick? Dovete sapere che la casa di Nick è da questa parte, ma... vicino alla casa di nonno. Allora, Puzzardino. Sì, proprio vicino alla casa di nonno. Più o meno da quella parte. Non lo sapevo. Non fatemi nulla, per favore. No, sono povero. Tranquillo, non ti rubo nulla. Perché so che tu sei un nonno vecchio che non fai mai niente dalla mattina alla sera. Eccola qua, la casa di nonno. È arrivata in pensione la povera nonna. Cioè, volevo dire, il povero nonno. Vediamo un attimo che casa ha costruito Nick. E che tipo è questa? Di... sì, assolutamente questa. Però non è che si veda molto bene, perché ancora c'è qualcosa. Eccola qua. Scusa, cos'è questa cagata? Ma no, ma come? Cos'è questa cavolata? Cioè, non è male. Non è male? Nick, tu ora mi stai sentendo. Se tu non cambi questa... ma dov'è il design, Nick? Di questa casa? Sarà in caverna. Se tu non cambi il design di questa casa, io... eccolo qua. La mia furia la furia di Dunis si abbatterà sulla tua testa e la mozzerà completamente. Quindi immediatamente dovrai ristylizzare tutto questo, che vuol dire ricostruire tutta questa casa. No, dice di no. No? Ah, ok. Ah, ora sì. Ora molto meglio. Ha capito, ragazzi. Quindi forza, capito, venite insieme a me. Venite insieme. Anzi, volevo un attimo vedere le tue risorse. Ma hai niente. Sei povero come. Avete presente le persone? Ma no, non è che ha nascosto una cassa da qualche parte? Può essere. E chi lo sa? Non è che hai nascosto tu, Puzzardo, eh? Puzzardo? Puzzardo, non è che hai nascosto, vero? No. Dice di no. Non ci credo. Magari sopra, non è che ha qualcosa sopra? Io adesso... no, non ha niente. Non mi fido, devo vedere con i miei stessi occhi. Non ha niente. Esatto. Che schifoso. Va bene, allora forza, venite insieme. Andiamo. Ad una nuova avventura. Comunque, ragazzi, dovete sapere che noi adesso dovremo... cioè, non adesso, però dico, un giorno dovremo andare a cambiare villaggio e a trasferirci. Ma no, come? Sì, proprio così, Gabri. Dovremo trasferirci in un castello. In un castello. Perché ah, inizia, è vero. La nostra tribù deve evolversi e deve andare verso la strada magica per la conquista dell'universo. Quindi, amici miei, dobbiamo tutti quanti insieme. Ma nonno, ma non dovrebbe costruire. Cosa ci stavi facendo qua? Cos'era? Cosa ci stai facendo? No, ammazziamolo. No. Adesso tu mi dici. Ho poca vita. Schifoso. Hai poca vita. Aiuto. E allora dovevi pensarci prima. Oh, scappa. La mia furia. Non ho le elitra. No, non puoi usare le elitra. Sai che non puoi usare le elitra. È tardi. Ormai sono chissà dove. Mi va bene. Perso. Allora la mia furia si abbatterà davvero su di te se non starai fermo. No. Sì. Aiuto. Proprio così. Ho paura. Perché te ne sei? Allora adesso tu mi dici perché te ne sei andato. Andiamo da lui, andiamo, dobbiamo trovarlo. Scusa, mi sentivo. Ma tu e Gabri dovete parlare insieme. Ah, no. Avete questa magica, non lo so, questo magico interesse nel dirvi le cose. Magari, non lo so, vi volete bene talmente tanto che volete succhiare. Vabbè, insomma. Cosa? No. Però, no, insomma, no, cioè. Eccolo. Dov'è? Dov'è finito? Hai avvistato il nemico? È lì sopra, È lì sopra, schifosello, vieni subito qua. Dove sei? L'ho bravo, ammazzato. Gabri. Ammazzalo. Bravo, mio scagnozzo preferito. Adesso vi vengo ad uccidere tutti. Ma cosa vuoi uccidere? Tu non hai capito che sarai soggiogato per l'eternità qua. E farai lo schiavo. Adesso scappo. Prima no. Gabri, sai cosa devi fare? Devi tipparlo immediatamente qua. Eccolo qua. No. Cosa stai facendo? No, sto morendo, aiuto. Vuoi no. Che insubordinazione? Vuoi ammazzare? Aiuto. Allora, no. fermi tutti. Qua c'è un'insubordinazione che non va bene. Da solo. No, adesso tu sarai imprigionato in questa gatta buia per sempre. No. Cioè, non per sempre, per un bel po'. Quindi adesso Gabri lo tipperai qua dentro immediatamente. Esatto. Per favore, no. Gabri, tippalo immediatamente dentro. Però sì. chiudimi, perché sennò può scappare. Sì, vai, tu tippalo immediatamente. Ma perché dai. Non va bene, caro nonno. Tu devi immediatamente... No. Sì. Sì, ok. Eccolo qua, è chiuso. Tu, Gabri, ti puoi tippare davanti a me. Eccomi. Tu invece starai qua per sempre, schifoso. Non ti permettere... Non vedrete cosa voglio fare qua dentro. Cosa vuole fare?
non lo saprete mai. Comunque, ragazzi, siamo giunti alla fine di questo bellissimo video della Vanilla. Sì, molto bello. E niente, questo è stato molto bello come video. Ovviamente si ritorna in grande stile per i video. Ogni giorno un nuovo video lungo, più i video brevi. E quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi. Ciao.